Con Paolo Ciabatti introduciamo quelle che sono già le novità previste per la stagione 2012. Si è svolta una conferenza stampa che ha insomma ufficializzato questo rinnovo di contratto con la Pirelli come fornitore unico, ma in realtà Paolo Flamini ha già anticipato quelle che sono delle novità regolamentari. Partiamo da quelle, Paolo. Parliamo dell'introduzione della norma della moto unica. Sì, è una cosa di cui stavamo discutendo da qualche tempo con le squadre e con i costruttori. In realtà l'attenzione che abbiamo rivolto negli ultimi anni è quella al contenimento dei costi o, se era possibile, alla riduzione dei costi. L'economia non sta andando molto meglio, è difficile per i team trovare le risorse, per cui abbiamo pensato che in effetti il fatto di correre con una sola moto per pilota all'interno dei box fosse una soluzione che consentiva o di liberare risorse per fare magari un pilota in più, oppure ai team che hanno qualche difficoltà di ridurre decisamente i costi. Abbiamo trovato un'unanimità da parte dei team e dei costruttori sull'affrontare questa novità per il prossimo anno. Abbiamo messo a punto il regolamento, quindi una decisione presa. Riteniamo che darà la possibilità di avere una griglia più ampia nel 2012. Moto unica poi significa rivedere anche ovviamente la regola del flag to flag. Sì, la regola del flag to flag verrà ovviamente cancellata, perché non essendoci moto di scorta non c'è la possibilità di ripartire rientrando in box, ma faremo una procedura di ripartenza in caso di interruzione della gara con bandiera rossa molto più veloce di quella attuale. Aumenteranno i rischi per i piloti, soprattutto quelli che si giocano il mondiale, e di conseguenza verrà rivisto anche lo schedule della tre giorni. Sì, una delle richieste che abbiamo ricevuto era anche quella di ridurre a 45 minuti tutte le sessioni di prove di qualifica, cosa che abbiamo fatto in uno schedule preliminare. Abbiamo portato a 2 ore minimo la distanza tra le varie sessioni della Superbike, salvo le prove libere del sabato prima della Superpole, c'è 1 ora e 45 minuti in questo preliminary schedule, però pensiamo che sia sufficiente. Da un punto di vista di calendario, abbiamo sentito dire i manager della Pirelli che le condizioni sono rimaste quelle degli anni passati come contratto, tra virgolette. L'unica cosa che hanno chiesto chiaramente più gare, tra virgolette, intercontinentali. Quindi da un punto di vista di calendario possiamo già anticipare delle novità. Sì, noi abbiamo già detto in occasione di Misano della nostra trattativa avanzata con il nostro partner russo Yakhnich Motorsport. Devo dire che proprio qui a Silverstone ci siamo incontrati per definire gli ultimi dettagli, quindi speriamo di essere in grado i primi di settembre di annunciare che nel 2012 ci sarà questa gara. È già stata anche definita la data, il 26 di agosto, quindi direi che siamo in dirittura finale per poter confermare l'appuntamento russo, che è importante per tantissimi motivi, perché la Russia è un grande paese, ha un'economia in pieno sviluppo e saremo direi il primo campionato del mondo dei motori a correre in Russia nella storia, quindi è un appuntamento importante. E l'anno prossimo sarà anche il 25esimo anniversario della Superbike, quindi ci sembra un modo molto bello per festeggiarlo. E per quanto riguarda il resto, stiamo cercando di definire un accordo con i circuiti di Sepang in Malesia, e quindi speriamo a settembre di essere in grado anche di confermare questo appuntamento, che dovrebbe aver luogo 2 settimane dopo Phillip Island. Ecco, quindi ragionevolmente la novità per l'anno prossimo sono l'introduzione di, definiamole proprio, 2 gare intercontinentali, se consideriamo anche la Russia come gara intercontinentale. Sì, esatto, la Russia viene considerata comunque gara extraeuropea e quindi i team avranno degli aiuti per poter affrontare questa trasferta, e quindi dovremmo avere un campionato con 15 gare e stiamo lavorando proprio in questa direzione per poterlo confermare al più presto. Sepang 2 settimane dopo l'Australia, quindi avremo i pre-test prima dell'Australia, ma probabilmente ci sarà il tempo a questo punto per fare dei pre-test anche prima della Malesia, visto che è un circuito nuovissimo per la Superbike. Sì, diciamo che prima cerchiamo di confermare il contratto col circuito di Sepang. Sicuramente in previsione organizzare il mercoledì prima della gara una giornata di test, perché appunto molti team non ci sono stati, alcuni sono stati a fare dei test privati, ma direi che la maggioranza delle squadre non ha mai visto Sepang e quindi è giusto che abbiano la possibilità di prepararsi. Il resto del calendario è confermato, non subirà modifiche? Non dovrebbe subire modifiche, magari ci sono degli spostamenti. Donington sicuramente non sarà più alla metà di marzo perché fa troppo freddo. Quindi una data più consona a Donington? A giugno.
Perfetto, allora andiamo a goderci il resto del weekend.